Quella di Michel Houellebecq è una voce molto importante non solo in Francia, ma anche in Europa e nel mondo. E nonostante a me, devo essere sincero, lui non sia mai granché andato a genio, in questi giorni ha detto delle cose interessanti intorno alla nostra situazione, coronavirus, isolamento e via dicendo. E visto che è uscito dal silenzio dicendo queste cose interessanti, mi sono detto perché non commentiamo e leggiamo insieme su Daily Cogito queste dichiarazioni? E allora eccoci qua, pronti a farlo, come sempre, dopo la sigla. Daily Cogito, il podcast di Rick Dufer ogni mattina alle 7. L'unica dipendenza che ti rende indipendente. Cari amici, il mondo sarà uguale, solo un po' peggiore. Questa è una delle idee centrali espresse da Houellebecq nell'articolo che troviamo sul Corriere e che oggi insieme andremo a commentare ed analizzare, o meglio, come diciamo dalle mie parti, a leggere tra le righe. Perciò bentornati a tutti anche quest'oggi qui su Daily Cogito. Io sono sempre Rick Dufer e benvenuti a tutti i numerosi nuovi ascoltatori che hanno scoperto il podcast negli ultimi giorni. Sappiate che questo podcast esce ogni mattina alle 7, a meno di cataclismi, e no, neanche il coronavirus è un buon cataclisma sufficiente a fermare questo caterpillar della filosofia che combatte soprattutto oggi la zombificazione. Ma adesso veniamo a noi. A me Houellebecq non è mai piaciuto molto perché fa parte, dal mio personalissimo punto di vista, soggettivo e non universale, di quella risma di intellettuali che quando scrivono qualcosa lo fanno più con l'intento di far parlare di sé che non di dire qualcosa di originale, importante o attuale. Detto questo parere soggettivo, l'articolo in questione, il cui link trovate in descrizione, mi pare interessante e vorrei proporre e condividere con voi alcune riflessioni che l'articolo mi ha suscitato. L'articolo si intitola proprio Coronavirus, Houellebecq, aperte virgolette, cari amici, il mondo sarà uguale, solo un po' peggiore. Sottotitolo, il grande scrittore francese interrompe il silenzio sul virus senza qualità, questa è l'espressione che ha catturato la mia attenzione, e parla del potere della camminata, della morte e se dopo saremo migliori. C'è un'introduzione in cui si dice che i libri di Houellebecq sono piattaforma, la possibilità di un'isola, sottomissione serotonina, ma lanciamoci subito all'interno della disquisizione dell'autore francese, il quale dice, ammettiamolo, la maggior parte delle email scambiate nelle ultime settimane avevano come primo obiettivo di verificare che l'interlocutore non fosse morto né sul punto di esserlo. Ecco, già qui mi trovo decisamente in disaccordo. No, io in questi giorni ho mandato centinaia di mail e mai mi è passata per la testa l'idea che l'interlocutore potesse essere morto. Quindi, non so, forse è una forma mentis diversa, forse Houellebecq si sente più vicino alla morte rispetto a me, forse è una mia miopia, non so voi, ma non è che ogni messaggio mandato via etere io avessi il presentimento o il timore di non ricevere risposta, anche perché se non riceve risposta come fai a sapere che l'altro è morto? Non riceve risposta. Magari qualcuno a cui ho mandato una mail non mi ha risposto, ma io non me ne sono ricordato, è morto, ma non lo so, ma non è che sto lì a pensarci. Però vabbè, questo è un incipit, quindi andiamo avanti. Ma, compiuta questa verifica, continua Houellebecq, cercavamo comunque di dire cose interessanti, cosa non facile. Io cerco sempre di dirle, anche fuori quarantena. Perché questa epidemia riusciva nell'impresa di essere allo stesso tempo angosciante e noiosa. Un virus banale, apparentato in modo poco prestigioso a oscuri virus influenzali, dalle possibilità di sopravvivenza poco note e caratteristiche confuse, a volte benigno, a volte mortale, neanche trasmissibile per via sessuale. Insomma, un virus senza qualità. Questa qua è un'immagine letterariamente stimolante che infatti ha catturato la mia attenzione, però non è proprio vero che gli oscuri virus influenzali a cui il coronavirus è apparentato siano oscuri, no? Noi conosciamo abbastanza bene i virus della famiglia del coronavirus. È lui che è più oscuro, di cui non abbiamo le grandi caratteristiche ben visibili, di cui stiamo ricercando i profili e via dicendo, quindi in realtà questa immagine è interessante, stimolante, come vedremo anche successivamente, però boh, mi lascia un po' perplesso dal punto di vista poi fattuale. Ma andiamo avanti. Questa epidemia poteva anche fare qualche migliaio di morti tutti i giorni nel mondo. Produceva comunque la curiosa impressione di essere un non evento.
Del resto, miei stimabili colleghi, alcuni sono pur sempre stimabili, non ne parlavano granché. Preferivano affrontare la questione del confinamento e vorrei qui aggiungere il mio contributo ad alcune delle loro osservazioni. In effetti, questa idea del virus senza qualità, un virus che non è un vero evento, che è una citazione ovviamente dal libro di Musil, L'uomo senza qualità, è molto molto stimolante e interessante perché io credo che una buona parte delle risposte politiche, sociali, scientifiche dipenda dal fatto che ci si è polarizzati, da un lato quelli che minimizzavano, dall'altro quelli che massimizzavano, quindi da un lato quelli che, vabbè, sarà solo un'influenza come tutte le altre che non avrà grandi conseguenze, dall'altro quelli che dicevano, no, no, è l'apocalisse, è la fine del mondo, e invece il virus si è posto esattamente nel mezzo con sfumature più o meno gravi a seconda del territorio, e credo che questo non evento ci abbia spiazzati, perché ha contraddetto due tendenze molto intime del nostro umano, del nostro animo, scusatemi. Quindi, da un lato la necessità di sentirsi sempre fuori pericolo, di pensare che le cose andranno sempre nel modo più liscio del mondo, dall'altro la necessità di nutrire il sentimento apocalittico che guida le nostre vite, i nostri pensieri, il desiderio di essere gli ultimi a raccontare qualche cosa. Il virus è letteralmente un non evento, una buona parte dell'angoscia, questa è l'idea con cui sono d'accordo, poi come vedrete il resto invece dell'articolo è una marmaglia di cose con cui sono in gran parte in disaccordo, beh, questa idea è molto interessante e stimolante, è un peccato che poi nel resto dell'articolo non ci sia una vera analisi di questo punto, che magari potremmo sviluppare noi in un prossimo Daily Cogito, ma continuiamo. E quindi quello che fa adesso Houellebecq è rivolgersi direttamente ad alcuni suoi colleghi, quindi scrittori francesi, che hanno espresso qualche perplessità, analisi intorno alla situazione, e lui cerca di creare una sorta di corollario. E quindi parte con Frédéric Bechbeder, o Bechbeder, ma no, è francese quindi è Bechbeder, di Guétari, Pyrénées Atlantiques. Io non lo conosco, però Houellebecq dice: uno scrittore, in ogni caso, non vede molta gente, vive da eremita con i suoi libri, il confinamento non cambia granché le cose. Questo credo sia il pensiero di Bechbeder, a cui Houellebecq aggiunge le seguenti parole: sono d'accordo, Frédéric, quanto alla vita sociale non cambia quasi nulla, solo c'è un punto che dimentichi di considerare, senza dubbio, perché vivendo in campagna sei meno vittima dei divieti. Uno scrittore ha bisogno di camminare. Questa quarantena mi pare l'occasione ideale per chiudere una vecchia querelle Flaubert-Nietzsche. Da qualche parte, non ricordo dove, Flaubert afferma che non si pensa e non si scrive bene se non seduti. Proteste e ironie di Nietzsche, anche qui non ricordo dove, che arriva a dare a Flaubert del nichilista, quindi siamo nell'epoca in cui Nietzsche aveva già cominciato a usare il termine avanvera. Questa cosa mi ha fatto molto ridere, perché è vero, a un certo punto Nietzsche comincia a dire di tutti che sono nichilisti. Lui stesso ha concepito tutte le sue opere camminando. Quel che non è concepito camminando non ha alcun valore, del resto è sempre stato un danzatore dionisiaco, eccetera. Poco sospettabile di simpatia esagerata per Nietzsche, devo tuttavia riconoscere che in questo caso è piuttosto lui ad avere ragione. Mettersi a scrivere se nell'arco della giornata non ci si può dedicare a molte ore di marcia a ritmo sostenuto è da sconsigliarsi fortemente. La tensione nervosa accumulata non arriva a sciogliersi, i pensieri e le immagini continuano a vorticare dolorosamente nella povera testa dell'autore, che diventa rapidamente irritabile o pazzo. Ora, io, carissimo Michel, non so quale idea tu abbia della scrittura, del processo creativo. Io rispetto il fatto che uno voglia camminare tanto prima di mettersi a scrivere, però per esempio io, che certo non ho pubblicato sta montagna di libri come te, sinceramente non cammino mai prima di scrivere, né dopo scrivere. Io non faccio, e questa è una mia grande mancanza, non faccio grandissimo sforzo fisico, non faccio enormi camminati, niente di tutto questo, né prima né durante la quarantena. Io scrivo quando c'è il momento di calma, scrivo soprattutto al mattino presto, questo è il mio momento principale per scrivere, appena sveglio. Sicuramente appena sveglio, dopo aver fatto una buona colazione, dopo aver fatto un po' di rilassamento, un po' di meditazione, io mi metto al mio tavolo e scrivo. Niente camminate, niente fatiche particolari, niente stress da buttare giù, più che altro perché non sono una persona stressata, quindi forse quello che dice Houellebecq può valere per una persona dal carattere molto irascibile, molto nervoso, molto irritabile, però questo non vale per me. Ecco qui, abbiamo subito immagine della sicumera di Houellebecq, che lui sa
qual è il giusto processo creativo. No, brutte notizie, nessuno sa qual è il giusto, vero, autentico processo creativo, e il lavoro di ogni scrittore intellettuale è quello di trovare il proprio processo creativo. E quindi quello di Flaubert va bene tanto quello di Nietzsche, e non c'è nessun problema, e chiunque voglia surgere a universale il proprio processo creativo sta facendo una stronzata. Pure Houellebecq, pure Nietzsche. Ma andiamo avanti. La sola cosa che conta davvero è il ritmo meccanico della marcia, che non ha per ragione d'essere principale quella di fare emergere nuove idee, benché questo possa accadere in un secondo tempo, ma di calmare i conflitti indotti dallo shock delle idee nate al tavolo di lavoro, ed è qui che Flaubert non ha del tutto torto. Quando ci parla dei suoi concetti elaborati sui pendii rocciosi dell'entroterra nizzardo, nei prati dell'Engadina, eccetera, Nietzsche divaga un po', a meno che non si debba scrivere una guida turistica e i paesaggi attraversati hanno meno importanza del paesaggio interiore. Ma molto molto discutibile, molto soggettivo, giustissima come prospettiva, ci mancherebbe, però l'idea di portare, di assurgere a universale la necessità di camminare per uno scrittore, sinceramente mi pare molto mal riposta. Dopodiché Catherine Millet, normalmente piuttosto parigina, dice Houellebecq, ma che si è trovata per caso a Estagel, Pirenei orientali, quando è arrivato l'ordine di non muoversi. La situazione attuale le ricorda dolorosamente quella parte, la parte anticipazione di uno dei miei libri, La possibilità di un'isola, che io non ho letto, quindi non so. Lì mi sono detto che era bello, comunque, avere dei lettori, perché a me il collegamento non era venuto in mente, mentre è assolutamente limpido. Se ci ripenso, è proprio quel che avevo in mente all'epoca riguardo all'estinzione dell'umanità. Niente che assomigliasse a un film spettacolare, qualcosa di abbastanza mesto, individui che vivono isolati nei loro cubicoli, senza contatto fisico con i loro simili, giusto qualche scambio via computer via via meno frequente. Ecco, qui abbiamo Houellebecq che dà di matto e che ovviamente cavalca un sentimento becero, quello che anche con Michele Boldrini a volte ho chiamato apocalittismo, cioè l'idea che stiamo vivendo una sorta di frattale della fine del mondo, dell'estinzione dell'umanità, cosa che qualcuno può anche nutrire come fantasia perversa, ma che in realtà non trova minimamente riscontro, e che peraltro va in contraddizione proprio a quello che lui ha detto, quindi il fatto che si tornerà a una normalità un po' peggiore, che come vedremo è un'idea stimolante ma comunque soggettiva. Nonostante ciò, il paragrafo su Catherine Millet mi ha messo la voglia di leggere La possibilità di un'isola, che è entrato nella mia lista di prossime letture Amazon, quindi sicuramente lo recupererò. Ma andiamo avanti perché l'articolo è ancora lunghetto. Emmanuel Carrère, qui mi interessa particolarmente perché Carrère è uno dei miei scrittori preferiti. Nasceranno libri interessanti, ispirati da questo periodo? Se lo domanda, e me lo chiedo anche io. Mi sono davvero posto la questione, ma in fondo credo di no. Sulla peste abbiamo avuto molte cose nel corso dei secoli. La peste ha interessato molto gli scrittori. Nel nostro caso, invece, ho qualche dubbio. Intanto non credo mezzo secondo alle dichiarazioni del tipo «niente sarà più come prima». Ecco, neanche io, ma bisogna capire in che senso «niente sarà più come prima». Certo, «niente sarà più come prima» è sbagliato anche dal mio punto di vista, però alcune cose non saranno più come prima, beh, questo credo sia abbastanza inevitabile. Al contrario, tutto resterà esattamente uguale. Questa per me è una cagata incredibile. Lo svolgimento di questa epidemia è anzi notevolmente normale. L'Occidente non è per l'eternità, per diritto divino, la zona più ricca e sviluppata del mondo. È finito tutto questo già da qualche tempo, non è certo uno scoop. Se andiamo a vedere nel dettaglio, la Francia se la cava un po' meglio che la Spagna o l'Italia, ma meno bene della Germania. Anche qui nessuna grossa sorpresa. Il coronavirus, al contrario, dovrebbe avere per risultato principale quello di accelerare certi mutamenti in corso. Da qualche anno ormai l'insieme delle evoluzioni tecnologiche, che siano minori, video on demand, pagamento senza contatto, o maggiori, il telelavoro, gli acquisti in internet, i social media, hanno avuto per conseguenza principale obiettivo quella di diminuire i contatti materiali e soprattutto umani. L'epidemia di coronavirus offre una magnifica ragion d'essere a questa tendenza di fondo, una certa obsolescenza che sembra colpire le relazioni umane. Ecco, questa è, dal mio punto di vista, l'idea più interessante dell'articolo. Effettivamente è una cosa di cui volevo discutere anch'io in un Daily Cogito, e poi leggendo l'articolo mi sono detto: ecco l'occasione. Effettivamente, il più grosso cambiamento che potremmo esperire da questo momento in poi è quello di considerare obsolete alcune tipologie di relazioni umane.
Ho parlato spesso della scuola, per esempio. Sicuramente una parte della didattica diventerà obsoleta. Una parte piccola o grande, questo non lo so dire, però è indubbio che alcuni nostri comportamenti che davamo per scontati assodati, anche alcuni mestieri di ufficio per esempio, diventeranno obsoleti nel modo in cui si svolgevano. E questo ha a che fare con il coronavirus, l'epidemia in corso, ha a che fare con le possibili future epidemie e ha a che fare con l'avanzamento tecnologico, che in realtà è una benedizione in questo caso, perché senza la tecnologia di cui possiamo fruire oggi avremmo vissuto una crisi sociale devastante. Ma procediamo. Cosa, dice Welbeck, che mi fa pensare a un luminoso paragone che ho trovato in un testo contro la procreazione medicalmente assistita scritto da un gruppo di attivisti chiamati gli scimpanzé del futuro. Li ho scoperti su internet, mai detto che internet presentasse soltanto inconvenienti. Sì, Welbeck è uno che detesta internet, vabbè. Dunque, li cito, aperte virgolette. Presto, fare bambini da soli, gratis e lasciando margine al caso, sembrerà incongruo, tanto quanto fare l'autostop senza una piattaforma web. Chiuse virgolette. Altra idea fantascientifica, folle, che richiama molto il mondo nuovo di Aldous Huxley, cioè il mondo nuovo di Aldous Huxley, che è un romanzo che tutti dovreste leggere, racconta di un futuro nel quale procreare è affidato alle provette, al vitro, alla genetica, alle macchine. È una cosa che è slegata dalla sessualità, perché non si fa più sesso per procreare, ma solo per avere del piacere in cambio. Welbeck pensa a questo futuro. Ovviamente io ho fatto un po' di ricerche. Questi scimpanzé del futuro in realtà sono un movimento di attivisti molto molto sparuto da quanto ho visto, che hanno una svolta un po' socialistoide in mezzo a un transumanesimo d'accatto. Quindi boh, non so neanche come Welbeck, forse diciamo che Welbeck ha passato la quarantena peggio di quanto vuol far trasparire, cercando cose veramente assurde all'interno dei motori di ricerca, ma chi siamo noi per giudicare? Andiamo avanti. Continua Welbeck. Il carpooling. Continua quindi Welbeck. Il carpooling, la condivisione delle case. Abbiamo le utopie che meritiamo, ma lasciamo perdere. Sarebbe altrettanto falso affermare che abbiamo riscoperto il tragico, la morte, la finitezza, eccetera. Ecco, in queste tre righe lui perde la brocca, cioè mette insieme 18 cose lanciate così nell'etere senza però minimamente approfondirne nessuna. Cosa vuol dire che abbiamo le utopie che meritiamo ma lasciamo perdere? In che modo il carpooling sarebbe un'utopia? Ma stiamo scherzando. Anche qui, dal mio punto di vista, è una semicitazione proprio al già citato Aldous Huxley, che all'inizio del citato Mondo Nuovo scrive, adesso non ce l'ho sotto mano, ma qualcosa del tipo: un tempo le utopie andavano perseguite, oggi il nostro lavoro è quello di evitare le utopie. Però non si capisce bene, poi ci mette dentro il tragico, la morte e la finitezza, ma vabbè. La tendenza ormai da oltre mezzo secolo, ben descritta da Philippe Heret, è di dissimulare la morte per quanto possibile. Ed ecco, mai la morte è stata tanto discreta come in queste settimane. La gente muore in solitudine nelle stanze di ospedale o delle case di riposo, viene seppellita immediatamente o incenerita, la cremazione è più nello spirito del tempo, senza invitare nessuno in segreto. Ora, Welbeck, qui fa un'affermazione totalmente, totalmente priva di fondamenti, perché se da un lato è vero che la morte è diventata silenziosa, la mancanza dei funerali, le cerimonie non svolte e tutto quello che ne consegue, cose tragiche, chiunque sia stato colpito da queste cose, e io mi sento molto vicino a loro perché in questi giorni ho avuto mio padre in ospedale, è ancora in ospedale, ma è stato in pericolo di vita per qualche settimana e io ero un po' angosciato dal fatto di quello che avremmo dovuto vivere se per caso fosse venuto meno. Quindi è una cosa che sento molto molto mia, e se chiunque sia in ascolto ha vissuto l'esperienza di un lutto in questo periodo, mi dispiace veramente tanto. Però dall'altra parte, la morte è stata tutt'altro che silenziosa in questo periodo. Tutte quante le misure politiche in Europa prese dai governi sono state basate sul fatto proprio dell'egida della morte, cioè la morte è stata la bussola
che ci permetteva di evitare comportamenti, evitare al punto che, come varie volte ho detto, il nostro governo ha messo in atto una serie di misure per evitare completamente, come per chiudere la porta all'idea che le persone possano morire di un'epidemia, senza prendersi le responsabilità politiche e economiche di alcuni comportamenti che ho trovato inaccettabili. La morte è stata rumorosissima in questo periodo dal punto di vista politico e sociale, è stata silenziosa dal punto di vista personale, ma questo ha più a che fare con il cordoglio che non con la morte in sé per sé. Quindi questa idea è totalmente fuori dall'esistenza, e mi viene in mente il fatto che davvero qui si vede come Houellebecq, lo scrittore, il filosofo, il pensatore, non abbia davvero vissuto sulla sua pelle ciò che è successo, forse perché anche lui, esattamente come il suo collega Frédéric Beigbeder, vive in una sorta di torre d'avorio, perché altrimenti non mi spiego questa cosa, che di nuovo è un'interessante immagine letteraria fatta, come dicevo all'inizio, per far parlare di sé, ma poi, da un punto di vista concreto, veramente non ha riscontro. Procediamo, ultimo paragrafo. Morte senza che se ne abbia la minima testimonianza. Le vittime si riducono a una unità nella statistica delle morti quotidiane. Ma questo avviene sempre. Avviene sempre. Cioè, ma non si può ingigantire questo aspetto della vita, perché sempre dal punto di vista sociale, politico, economico, gli individui muoiono e diventano statistiche. L'importante è che non diventino statistiche per chi è loro vicino. Ma che cavolo? C'è questa... mi viene in mente il libro di Paul Bloom, Contro l'empatia. È necessario che la politica, che la collettività, veda questi eventi come delle statistiche, perché soltanto usando il pensiero statistico tu puoi capire che direzione sta prendendo uno Stato, una collettività, un popolo, una comunità. La vera cosa grave è quando gli individui perdono contatto con queste tragedie, e quindi quando non sentono più la morte di un caro, quando non si preoccupano più del fatto che il loro caro abbia la possibilità di essere sepolto con tutti i crismi e via dicendo. Ma quello che sta dicendo è veramente fuori di testa, è populismo, ma andiamo avanti. E l'angoscia che si diffonde nella popolazione mano a mano che il totale aumenta ha qualcosa di stranamente astratto. Frase buttata nell'etere, anch'essa astratta. Un'altra cifra ha acquistato molta importanza in queste settimane, quella dell'età dei malati. Fino a quando vanno rianimati e curati? 70, 75, 80 anni? Dipende, a quanto sembra, dalla regione del mondo in cui viviamo. Ma in ogni caso, mai prima d'ora avevamo espresso una sfrontatezza così tranquilla, il fatto che la vita di tutti non ha lo stesso valore. Che a partire da una certa età, 70, 80, è un po' come se si fosse già morti. Guardate, questa cosa qua è inaccettabile, veramente inaccettabile, perché si può fare tranquillamente lo stesso ragionamento rovesciato. Per la prima volta nella storia accettiamo con sfrontatezza che le risorse economiche e sociali di un paese vengano destinate alla cura di chi ha 70-80 anni, sacrificando in modo scientifico il futuro di chi ne ha 15 o 20. È la stessa cosa, lo stesso ragionamento che, se massificato, se universalizzato, fa danni. Non è, nessuno dice che chi ha 70, 80, 85 anni è già morto. Si sta dicendo un'altra cosa, che nella valutazione di quello che sta vivendo una comunità, il pensiero della relazione fra costi e benefici rispetto a quello che si sta facendo e quello da cui si sta togliendo ciò che si sta facendo è fondamentale. E ciò che io ho denunciato molto spesso nelle scorse settimane è proprio il fatto che il nostro governo non ha avuto il coraggio di fare questo e ha fatto una retorica della mortalità, sbagliando e creando dei problemi che poi vivremo sul lungo medio termine, ma va bene. Tutte queste tendenze, l'ho detto, esistevano già prima del coronavirus. Non hanno fatto che manifestarsi con una nuova evidenza. Non ci sveglieremo dopo il confinamento in un nuovo mondo. Sarà lo stesso un po' peggiore. E questa conclusione è totalmente slegata da quello che ha detto prima, perché lui ci sta dicendo che il mondo è cambiato molto velocemente, che tendenze che lui riscontrava anche nel mondo di prima si sono manifestate con maggiore forza e che cambierà il rapporto con la morte, con l'età e via dicendo, e poi ci dice che il mondo in realtà non è cambiato, sarà uguale, quindi è un articolo molto contraddittorio, ma... questo, dal mio punto di vista, ci porta all'evidenza, come tante volte mi è capitato di dire, che
gli intellettuali perdono la brocca. Vabbè, Houellebecq poi è uno che l'ha persa molto spesso, però a me vengono in mente tutti, anche gli italiani, gli Agamben, che hanno lanciato con improperi estrali le loro tesi su complotti vari, i Cacciari che si mettono a urlare in televisione, vabbè, quando mai Cacciari non l'ha fatto? Insomma, persone che si sono costruite un'immagine sulla base del saper usare il cervello, poi il modo con cui si usa il cervello è sempre molto soggettivo, che però perdono completamente il cervello in un periodo come questo. Ed è proprio la traccia del cambiamento che stiamo vivendo. E il vero problema, sapete qual è? È che gli Houellebecq, gli Agamben, i Cacciari sono stati abituati a pensarsi come infallibili. Di nuovo è la retorica dell'infallibilità o dell'infallibilismo, come mi è capitato di citarlo e di raccontarlo in passato. E questo infallibilismo, di fronte alla situazione in cui ci troviamo, che è inevitabilmente fallibile nelle interpretazioni, perché stiamo vivendo qualcosa che non abbiamo mai vissuto in questo modo, porta gli Houellebecq di turno a dire delle stronzate. In questo articolo ci sono tanti stimolanti riflessioni, contornate però da diciamo così, un condimento che non mi piace per nulla. È un peccato, perché mi sarebbe piaciuto vedere altre riflessioni da una persona del genere, ma è comprensibile che la confusione regni sovrana anche dopo un così lungo periodo di silenzio, perché Houellebecq è stato in silenzio mediatico per 2 mesi, adesso viene fuori, forse anzi questo sproloquio è emerso proprio in virtù di questo silenzio, che forse sarebbe stato meglio prolungare per un po' di tempo. Ma noi abbiamo avuto il piacere di affrontare e leggere tra le righe questo articolo, che spero sia stato utile, spero abbia dato qualche spunto a tutti voi. Vi ricordo che se volete farmi sapere la vostra, ci sono i miei social, potete tranquillamente taggarmi su Twitter, utilizzate anche l'hashtag Daily Cogito, oppure potete scrivermi su Instagram in privato, oppure potete accedere al Patreon, dove ogni mattina esce un post con la possibilità di commentare il Daily Cogito uscito alle 7, quindi insomma fatelo, non ve ne pentirete, farete parte di una comunità molto molto viva e interessata anche alle cose con cui non siamo d'accordo. E io oggi ho letto per voi una cosa con cui non sono d'accordo, ma che è comunque interessante, quindi se avete qualcosa da dire scrivetemi in giro per il web o anche su Facebook. Ovviamente io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi auguro una buona giornata, e voi non dimenticate mai che non è tutto noia ciò che pensa.